Tu sei uno storico, il mondo degli storici, come tutti i mondi un po' quelli accademici o quelli istituzionali, hanno delle regole precise, cioè uno storico deve scrivere in un certo modo, i libri si fanno in un certo modo, ci sono le note, ci sono gli apparati iconografici, e però il mondo cambia attorno a noi. E tu sei uno storico da questo punto di vista, diciamo, molto atipico, nel senso che hai tutte le basi storiche dal mio punto di vista, ma offri poi a noi che leggiamo, come nel caso di questo libro straordinario, perché tu porti alla luce la storia di Lorenzo, che forse sarebbe rimasta, diciamo, molto nascosta se non fosse stata portata alla luce da te così, con un approccio diverso. Io ho scritto che questo libro mi sembra che sia un libro in qualche modo online, perché leggendo questo libro tutti i riferimenti che ci sono ti viene voglia di andare a capire chi sono, i continui rimandi. Ed è in qualche modo un libro di narrativa. Quindi sei uno storico atipico da questo punto di vista, cioè hai un approccio alla scrittura che è diverso. Due domande in una e poi partiamo con le domande dei ragazzi. Questo ti costa in termini, diciamo, di reputazione nell'ambito degli storici e dell'accademia? Secondo, dove ti porterà questo modo di scrivere? Cioè, nel senso, pensi che potrai restare sempre in questo ambito o potrebbe portare a dei risultati che oggi non possiamo ipotizzare? La vera questione è come facciamo a sapere le cose che sappiamo. Nel caso della storia, sto nel mio, non voglio rubare troppo tempo perché le domande sono tante, attraverso la ricerca, attraverso le fonti, attraverso un'indagine che qualcuno ha fatto più o meno in tempi più o meno recenti. Allora, il mio tentativo, che è stato, come dire, una marea montante per me, anche di convinzione, è quello di raccontare un po' anche la ricerca mentre racconto le storie, i dubbi, i vuoti, è quello che mi muove, quello che mi frena, eccetera, eccetera. Cioè mostrare la cosiddetta soggettività dello storico, che c'è sempre, perché la storia la fanno delle persone. Può essere nascosta, come è stato tradizionalmente fatto. È l'idea, se volete, quella del narratore onnisciente, no? Dei romanzi dell'Ottocento, quello che sa tutto della storia, ve la racconta come vuole lui, che va benissimo, è un modo di raccontare, ma ce ne sono tanti altri. Banalmente cerco di dirvi, almeno in parte, come so le cose che so, come ci sono arrivato e come non so le cose che non so. E come il fatto che io sappia le cose che so è dovuto a un lavoro che certo è individuale, ma che è anche collettivo, perché la ricerca è sempre un lavoro di squadra. Nel suo libro viene citato Jan Brocken, lo scrittore olandese che ha portato alla luce storie di uomini e donne che salvarono ebrei rischiando la propria vita, come Schindler e Perlasca. Quanti Lorenzi rischiano oggi di rimanere sotto traccia perché umili, senza mezzi e o senza visibilità sociale? Grazie Chiara. Purtroppo la risposta è quasi tutti. Dico purtroppo perché se la storia qualcosa ci insegna e fino a oggi, poi la sfumo un po' è la risposta, però fino ad oggi ci ha insegnato che tendenzialmente noi nella storia studiamo, ricordate che prima ho parlato di potere, studiamo chi ha avuto il potere. Chi ha avuto il potere di trasmettere il proprio potere attraverso le tracce che ha lasciato fi arrivare fino a noi, e cioè, diciamo, in larga misura maschi europei con ruoli appunto socialmente di prestigio o politicamente rilevanti, capi di Stato, capi militari, industriali, eccetera, eccetera. Questa cosa è molto cambiata negli ultimi decenni. C'è ancora un'idea della storia che, come dire, va parecchio svecchiata, perché chiaramente è un'idea millenaria della storia, però che negli ultimi, no, diversi decenni, sicuramente nella seconda metà del Novecento, è stata messa sicuramente e definitivamente in crisi. Per cui questo dato di realtà che noi, come dire, abbiamo sempre saputo pochissimo delle persone come Lorenzo nella storia, quanti nomi di schiavi conoscete? Nomi, non mi dovete raccontare la biografia. Tutti gli anni che avete fatto a scuola non conoscete manco il nome di uno schiavo? Ma mica solo voi. Dai, diciamo Spartaco e abbiamo finito. Cioè, capite cosa intendo? Quanti sono stati gli schiavi della storia umanità? Sono quelle robe che ti danno le vertigini. Immagino centinaia di miliardi, decine di miliardi. Perché ti danno le vertigini perché
più ti allontani più diventa faticoso fare le stime, però capito? E questo è chiaramente un problema. È riuscito a dare a Lorenzo il posto che merita nella storia, ossia quello dell'uomo che corre rischi per salvare un altro essere umano. Nel suo libro ha messo in evidenza, da una parte l'eroe solitario e dall'altra ha sottolineato l'universalità della sua storia. Dunque Lorenzo è colui che è riuscito ad arginare la disumanità. Mi chiedo, oggi rispetto anche a tutto ciò che sta succedendo, di quanti Lorenzo Perrone abbiamo bisogno per far fronte al male che ci circonda? Grazie. È chiaro che una volta che esce un libro così, a quel punto Lorenzo come dire, diventa oggetto di discussione, e così è stato, appunto, recensioni, televisione, tutto quanto, per cui, come dire, conosciamo la sua storia con tutti i limiti che potete trovare nel libro, in me, nel lavoro che ho fatto, va benissimo, però e questa storia ci pone delle questioni come quella che ha posto Alessandro. Quanti Lorenzo ci servono? L'ha detto benissimo, lui è veramente un eroe solitario, è proprio Don Chisciottesco, è quasi paradossale per quei tempi, perché di gente che agiva da sola ce n'era sicuramente, però appunto gli studi ci hanno insegnato, forse ve lo ricorderete, l'avete letto, che di solito per il salvataggio servono dinamiche di rete, se qualcuno può fare qualcosa da solo, però appunto diciamo sono eccezioni rispetto a situazioni che si ricordano più regolarmente. Ne servono tantissimi, però è ovviamente una risposta non all'altezza della domanda. La cosa sulla quale vi invito a riflettere, visto che si è parlato tanto e temo si parli ancora tanto di educazione alla legalità, tra l'altro su questo anche il compianto Leo Grande insomma, aveva tanto da dire, state attenti alla parola legalità, educhiamoci alla giustizia, un senso profondo di giustizia. La legalità è, come dire, tecnicamente rispettare le leggi del proprio tempo, anche se sei nella Germania nazista, anche se sei in una democrazia imperfetta, anche se sei in una democratura, eccetera, eccetera. E allora quello che ci insegna, credo, la storia di Lorenzo e di tanti altri e tante altre come lui è che tutte queste persone se ne sono largamente sbattute delle leggi del loro tempo. Nel suo caso lui ha rischiato la vita tutti i giorni per salvare questo ragazzo, perché era ovviamente vietato, era ovviamente illegale. Mantenete la capacità di giudizio, sappiate riconoscere la giustizia, l'ingiustizia commessa contro chiunque in qualsiasi parte del mondo, diceva uno degli uomini più grandi del Novecento, scoprirete chi è. Grazie. Saluterei Carlo con un altro grandissimo applauso e ci vediamo martedì.